segnale di qualche piccolo scricchiolio intorno, diciamo, come diceva Cino Pugliano, al cerchio magico di Putin, e non mi riferisco solo agli oligarchi, ma proprio alle gerarchie militari, di intelligence, o no? Rapidamente, innanzitutto sfatare un mito: gli oligarchi non sono il cerchio magico, sì, di Putin, e tutti quelli che pensano di colpire gli oligarchi sono dei personaggi che c'erano già prima di quando lui è arrivato, e il signor Khodorkovsky è il primo che ne ha fatte le spese, si erano già costituiti durante l'epoca di Yeltsin, quindi pensare che gli oligarchi siano i pretoriani di Putin è una grossa sciocchezza. Seconda cosa, lei fa riferimento a quanto apparso anche sulla stampa, sì, vale a dire il fatto che uno dei capi dei servizi, soprattutto del direttorato che dovrebbe occuparsi della propaganda eccetera, sarebbe stato messo agli arresti domiciliari, accusato ufficialmente di essersi appropriato di dei fondi che sarebbero, sì, serviti per la propaganda. In realtà molto più probabilmente, perché l'intera operazione si basava sul presupposto che il popolo ucraino avrebbe accolto i russi come dei liberatori, e che in definitiva Zelensky sarebbe stato cacciato, è stato completamente sfatato. Quindi questi ne fanno le spese. Parlerei più di capri espiatori che di una vera e propria scricchio lì attorno. Sarà l'ultima cosa che potremo percepire, conoscendo la Russia e il mondo russo. Sicuramente non, forse ce lo diranno le intelligence inglesi e americani, la madre di tutto l'intelligence. Sì, sì. Voglio chiedere un'ultima cosa, mentre saluto Paolo Sottocorona, che è pronto.